Siamo usciti adesso da questo incontro con la vice sindaco Tanti e il risultato sostanzialmente è che il criterio dei nonni, che era quello più discusso da tutti quanti in questi giorni, ci ha confermato che è un criterio che resterà. Ci hanno provato genitori e nonni a far valere le proprie ragioni in merito al nuovo regolamento che determinerà le graduatorie per l'accesso ai servizi per l'infanzia nel comune di Arezzo nella fascia 0-6. A sollevare un vero e proprio vespaio è il cosiddetto criterio nonni. A me sembra una cosa assurda averlo solo pensato, perché intanto l'aspetto dell'educazione dei bambini è importantissimo e i bambini devono stare insieme ai bambini, anche se i nonni danno tanto affetto. Poi c'è da considerare che io sono una nonna che ha lavorato 40 anni, ha bisogno anche della sua libertà. Perché si va a scavare innanzitutto nella vita delle famiglie, e quindi non si sanno spesso i rapporti che hanno i figli con i genitori, quindi che rapporto hanno i nonni con i nipoti, e i nonni poi magari vorrebbero anche godersi un attimino la pensione, e non è semplice seguire dei bambini. Un tema pedagogico. Esatto, io tra l'altro sono qui sia come mamma che come futura educatrice, perché studio scienze dell'educazione e della formazione, e come futura professionista mi sento un po' svalutata sotto questo aspetto, perché è il valore che viene dato all'educazione qui si azzera un attimino, viene un po' messo da parte. Quello di questa mattina è stato un incontro aperto e leale, afferma la vice sindaca di Arezzo Lucia Tanti. In una nota, i rappresentanti di alcuni genitori contrari a questo criterio hanno espresso apertamente i loro dubbi, contrapponendosi a quei genitori che ieri, in un incontro analogo, si sono invece detti favorevoli. Il testo arriverà al vaglio del Consiglio Comunale nelle prossime ore. Se gli emendamenti, prosegue la Tanti, di maggioranza e opposizione, elaborati per perfezionare ulteriormente il testo del regolamento, ne manterranno l'impianto, saranno tutti accolti, così come ho preso personalmente gli appunti su alcune indicazioni arrivate sia ieri che oggi. La nonna è la nonna. Dentro le graduatorie i bambini hanno diritto ad avere un punteggio come bambini, non certo come nipoti. I servizi sociali ci si può basare sull'affettività delle famiglie. Sono irriverenti le persone che considerano i nonni non portatori di punteggio, considerando di dare un punteggio nominando i nonni vispi o non vispi. L'appello a questo punto ai consiglieri che domani si troveranno a votare su questa questione è quello di non farne una battaglia ideologica, politica e demagogica, perché si andrebbe a fare una battaglia di questo genere sulla pelle di bambini in una fascia d'età particolarmente delicata, che invece hanno tutto il diritto di accedere ad un servizio pubblico propedeutico ad un corretto, ad un corretto avviamento a una formazione personale che è particolarmente delicata.